Luca Lotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Ingresso in campo, torneo Super Cup che vede affrontarsi AK Vandali contro Black Hammers, AK Vandali in casacca verde, Black Hammers in completino nero. Adesso le squadre si mettono al centro del campo. Saluto al pubblico. E ora il saluto rituale tra le due squadre. Squadre che ora si sporranno in campo per l'inizio del primo tempo. Un saluto da Boateng che vede affrontarsi AK Vandali contro Black Hammers. Risultato che ci aggiornerà adesso Michele Ciotola, inviato di questa partita. Siamo sul 2-1 per i Black Hammers, doppietta Quagliarella intervallata dal pareggio di Caputo su calcio piazzato. Adesso Quagliarella pochi minuti fa ha riportato il suo in vantaggio. Adesso vediamo i Vandali che provano. Sì, con ora rimessa laterale per loro. Adesso c'è la rimessa Caputo, batte questa rimessa laterale. Caputo al centro! Attenzione. Preda dell'estremo difensore. Di Vito Marco. Black Hammers. Aiello. Liscio di Aiello, il numero 7 adesso. Quagliarella, Quagliarella al centro. Non c'è nessuno. Vuoi dire che Aiello è una merda? Tanto è uscito Aiello. Esce Aiello. Siamo al 16° del primo tempo. Che vediamo? Caputo. Caputo che avanza palla al piede per il proprio compagno che si distende sulla fascia. Ancora guadagna un buon calcio di punizione. Rotta dovrebbe essere. No, quello è Spirito. Spirito, sì. No, perché ci sono le a provare era Spirito. Spirito. Che guadagna calcio di punizione. Da buona posizione per i Vandali. Ma sotto, poi non si sente. No, no. C'è stato. Sul punto di battuta Caputo. Sì, Caputo. Che ha realizzato proprio su calcio piazzato il momentaneo pareggio. Adesso la posizione più defilata rispetto alla punizione del gol. Vediamo se ci prova. Vediamo Caputo, carica il destro! Parata. La spenda parata di Vito. Di De Vito. Ancora la palla al centro. Lascia scorrere. Insegue. Catone. Portiere. Catone, lancio lungo e preda dell'estremo difensore del Black Hammers. Ora Filogamo. Filogamo, apertura per Quagliarella, autore di due gol se non erro. Sì, sì, sì. Filogamo però perde palla, attenzione il tiro! Destro. Ancora Filogamo però può ripartire con Quagliarella che alza la testa e perde la palla, ancora può ripartire la AK Vandali al centro, ancora Spirito, un'ottima parata. Spirito doveva passare più a ha sbagliato il passaggio, poteva essere il gol del 2-2. Attenzione Quagliarella! Ha provato! Al volo col destro la palla che sfiora il palo, brivido per la retroguardia. AK Vandali, Catone, pallone per Totaro dovrebbe essere. No, scusate, non so, sì. Purtroppo con le casacche non abbiamo un problema a vedere i numeri a causa delle casacche. Chiediamo scusa al pubblico a casa. Vediamo adesso Quagliarella prova a inseguire la sfera. Numero! Se ne va ancora Quagliarella, prova a mettere al centro. Ancora la palla nei suoi piedi, ancora lui. Ancora lui al centro, l'assist per Totaro. Che parata. Parata splendida di Catone che salva il risultato. Sì. Splendida parata. Calcio d'angolo, ora vediamo Filogamo, ancora Totaro. Però questa volta il suo tiro è debole. E Sbilenco. Ora palla Pau dice Spirito. Spirito. Spirito al centro. Ancora un portierone del Black Hammer. Di Vito. Di Vito. Partita con protagonisti portieri, possiamo dirlo. Abbiamo visto due parate davvero eccezionali. Massima, prima vediamo il calcio d'angolo battuto, ancora smanaccia il portiere Filogamo che avanza palla al piede, provato a servire Quagliarella ma il passaggio è preda di Catone. Ma chiudiamo il collegamento di questo primo tempo, ricordiamo il risultato di 2-1 per
Black Hammers. Per i Black Hammers un saluto da Boateng e da Michele Vede affrontarsi ai K Vandali contro Black Hammers. A ricordarci, ad aggiornarci, il risultato sarà Michele Ciotola, l'inviato di quest'oggi. Il risultato è sempre fermo sul 2-1 per i Black Hammers, grazie alla doppietta di Quagliarella. Pochi secondi fa è stato espulso il numero 8 dei Black Hammers, Palmieri Dario, quindi dovranno difendere il vantaggio con un uomo in meno. Partita quindi che si fa complicata per i ragazzi in maglia nera, vediamo se riusciranno a tenere. Andiamo ora a Quagliarella per il numero 6. Numero 6, Totaro. Totaro, che avanza palla al piede. Perde palla. Contrastato. Paudice, Aiello. Aiello, avanti. Il tiro! E qui... Alto sopra la traversa, approvato. Provato Spirito. Spirito. Che ha fatto un'ottima occasione. Andiamo ora. Calcio d'angolo per Black K Vandali sul punto di battuta. Sul punto di battuta per Black K Vandali. Adesso... Attenzione al cross al centro, ancora una buona parata, Spirito, liscia, Paudice, prova a servire ancora Spirito, Spirito al centro, la palla è lunga, non può arrivare il suo compagno sulla sfera. Ora Filogamo sul punto di battuta. Filogamo, ancora lui, il numero 6, Totaro. Totaro a servire Quagliarella, che però non aggancia. Puntato fermo sempre sul 2-1. Paudice, servire Caputo. Caputo avanza, palla al piede, fermato da Filogamo, ancora però Caputo, Caparbio. Ora Totaro. Vediamo Totaro. Quagliarella. Quagliarella. Quagliarella si gira il destro! Di poco al lato, potente, poco preciso. Vediamo Catone. Servire il proprio compagno. Per Paudice. Quagliarella prova a pressare. Paudice rischia un po', ma è fallo laterale per l'EK Vandali su punto di battuta. Paudice lunga per Spirito, aggancia bene la retroguardia. Black Hammers ancora. Paudice in possesso di palla, colpisce il proprio compagno, ne approfitta Filogamo che conquista la sfera, prova a tenerla, retropassaggio all'estremo difensore, avanza palla a piede, ma Caputo e Caparbio. Intervento buono sul pallone. Paudice, ancora Paudice a servire il proprio compagno, che prova col sinistro, ma attenzione, qui ha rischiato. È sempre molto reattivo il portiere, molto bravo Di Vito. Di Vito, di Vito. Non lo so, guarda come si cazzo si fa. Diamo ora calcio d'angolo, gioco un po' fermo, arriva finalmente il pallone, calcio d'angolo è K Vandali al centro, libera Filogamo, Paudice sul punto di battuta, la palla è per suo compagno che però non riesce a intervenire e mantenere la palla in campo. Quagliarella avanza palla al piede, mezza a due, Quagliarella prova ad andarsene, fa tutto da solo Quagliarella, ancora Quagliarella, Quagliarella davanti alla porta, è solo, defilato, prova a servire, anzi no, ancora mantiene la possesso della sfera, ancora Quagliarella in dribbling, fa tutto da solo, spara alto sopra la traversa, egoista diciamo in questo caso Quagliarella. Rimessa al fondo per l'EK Vandali, ma possiamo chiudere il collegamento e ricordare il risultato di 2-1 da Andrea Boateng e da Michele. Ciao ragazzi.